Buonasera a tutti, sono Fabio Comella, guia turistica della Regione Campania e oggi inizierò con voi questo tour nella Napoli Saverina. Come nasce? Diciamo che è un po' figlia di questi tempi, in virtù di questa fatica nata il 21 dicembre 2012, tutti quanti grosso modo si aspettano qualcosa e comincia a interessarsi del turismo, della magia, di vari aspetti insomma. E quindi perché no, ho colto l'occasione per fare un itinerario che combinasse insieme forme d'arte, magia, esoterismo e misteri. Cosa andiamo a vedere? Beh, iniziamo sicuramente dal Purgatorio d'Arco, quindi dalla chiesa del Purgatorio d'Arco di Poggeo, dove sono costruiti i teschi e quindi parliamo del culto dei morti. E attraverso il Decumano Maggiore e il Decumano Inferiore vediamo un po' le storie di agenti fantasmi, sia dalla Cappella San Severo, con la cruda massoneria, l'esoterismo parlato in senso lato, e poi ancora terminiamo con la chicca, la casa dell'artista di Sanfo. Un artista che non ha avuto un passato facile, e tuttavia attraverso una improvvisa conversione a Dio e cominciare a scolpire delle figure che potremmo benissimo chiamare prese per veri. Spinelli, che è vendicato lì a Via Tribunali, c'è la leggenda del fantasma bianca, ossia di questa orfanella adottata da Lucrezia Caracciolo, sposa appunto di Spinelli, e la sua madre di compagnia, dama di compagnia. Se non che Lucrezia era fortemente gelosa di questa dama, la paura che si piace una sorta di fuori con il marito, e quindi decide di murare viva Bianca all'interno della sua stanza, ed era stavolta, diciamo la parola. E Bianca a quel punto pronuncia una frase, dice: una amerezza o in allegria mi rivedrai. E tant'è vero, la leggenda dice che ogni volta, 3 giorni prima di un evento felice o 3 giorni prima di un evento triste, Bianca ritorna a fare in quel palazzo. Devi sapere che a Napoli il fenomeno dei fantasmi è stato preso molto seriamente. Sin dall'epoca, scusate, fantasma? Sin dall'epoca viceregale. Tanto è vero che nel 1587 Juan de Zuniga, che non è il cacciatore di Napoli, ma piuttosto il Camillo Zuniga, ma piuttosto uno dei viceré, varò la prima pragmatica, cioè legge, che riguardavano i casi di infestazione di fantasmi. E questa legge diceva che se l'inquilino veniva molestato, disturbato da questi spiriti, esattamente, aveva tutti i diritti di lasciare l'appartamento, la casa, senza pagare un soldo. Ovviamente questa cosa qua non ha fatto piacere ai locatori, a tutte le figure, e quindi poi è stata rivista e abbandonata. Però comunque è una cosa che è stata stabilita come legge, quindi i napoletani hanno sempre avuto questi fantasmi. A Napoli i fantasmi più famosi, i fantasmi napoletani, chi sono? Monacello. Valentina, esattamente. Chi è Monacello? Mono. Allora, il monastero Monacello e la bella Embriana. Il monastero sono due interpretazioni, alcuni dicono che non è altro che un pozzaro, chi sono i pozzari? Sono persone abbastanza basse del potere muro, appunto nel sottotitolo napoletano, perché lavorano nei pozzi. E riuscendo a muoversi sul sottosuolo, entrano negli appartamenti e quindi a volte rubavano qualcosa, oppure abusavano anche sessualmente di qualche donna, oppure chiamano delle cose fresche con le donne. E quindi si diceva che il monacello a volte è buono, lascia o prende qualcosa di soldi, a volte è cattivo, violenta, eccetera eccetera. Un'altra versione un po' più fantasiosa riguarda appunto il figlio di una ricca meccante, la quale purtroppo ha una storia infelice, il figlio nasce deforme e nasce come nano, verrà quindi adottato in convento, lo vestirà come un monaco, quindi come un acello, chiamava il popolo, e poi è sempre continuato a indossare questo saio.
superstizio ancora che di tanto in tanto compare tra le chiese, tra i conventi e quant'altro. Un altro fantasma invece abbastanza famoso è la Bella Indriana. Buonasera Bella Indriana, cani sciute volte fuori. Questo è un pezzo, una strofa della canzone cantata da Pino Daniele. Che è la Bella Indriana? Non è una forma definita, ha una sorta di luce, la descrivono quasi come opaca, bianca. E un altro genere da casa. Praticamente sia il Monacello che la Bella Indriana non sono altro che la trasposizione dei lari e dei pani. Voi sapete che i pani sono le divinità, i lari invece sono i geni della casa, i protettori della casa che c'erano in epoca romana. Stesso Dio che gli muove la mano e scolpire le pareti di casa, di cui sono in tufo. Quindi vedo questo presepe con Gesù, con la grotta, con delle comete, degli alieni, e lui parlerà che il suo messaggio lotta il bene e il male. Io poi personalmente, ma può essere anche una sciocchezza, ho identificato, male suggestione, opinione, come la fine del mondo ad opera di un cataclisma, poi lui appunto scolpisce e ci saranno poi questi esseri che verranno un po' a rivelarsi, insomma. Adesso quindi entriamo dentro. No. La mano che mantiene un po' la pietra. Io? Lascia che facciamo così. Mettiti qua sotto di cielo, figlio mio. Allora, questo è un presepe, diciamo, no? No, che va il pastore, diciamo, il Gesù, Giuseppe, Maria, lo voltiamo un po' così e lo mettiamo inclinato, no? O così, o così. Così viene la stella cometa, lo vedete? Poi qua appargono le stelle sopra, un angelo, lo vedete? Lo vedete così? Sì o no? Lo vedete bene? Però non lo vedete bene. Ora vediamo qua il corpo, dal corpo che scende qua. Come appare il corpo di Gesù per Cristo? Qua, vedete una croce? Ho fatto un saldato, lo vedete? Sì. La croce, vedete? La Bibbia, la vedete? Si è fatto, si è creato un suo uomo. Sì. Il presepe è mai sfaccettato. Sì. Queste cose. Lo vedete? Vedete la Bibbia? Lì sopra gli scorre il sangue. La vedete bene? Qua, venite qua. No, niente. La vedete adesso? Sì, un po' spezzato qua, perché il braccio non c'è la mano di Gesù. Non era così ucciso la nostra. Manteneva un mondo in mano. Vedete? Quelle grandi. Manteneva un mondo. Non c'è niente. Un diavolo che sta facendo prendere dai piromani tutto fuoco, lo vedete? Qui ci sono i capi di quelli là. Poi c'è anche una mucca che produce come la terra, diversamente, non la frutta, verdura, ma latte, formaggio, tutte queste cose, mozzarella. Vedete qua il seno, c'è la tra la bocca qua. La mucca è tra l'albero, vedete qua che c'è la coda, le cosce dietro, le vedete? Stanno ad ammazzare tutti. Io ho fatto una mucca tra l'albero stesso, però chi è che piange dopo? Un'immagine di santo, è giusto? Sì. Chi è che piange ancora qua tra questi esempi? E piange ancora
una capra, tanto per dire, un mondone, come vogliamo dire, di quella razza. Soltanto loro piangono. Il secondo gruppo si è fuori. Che vuole rappresentare ogni statua. Io al posto di 35 statue che ne ho qua, ne spiego soltanto una di quelle 35, che 34 non si possono spiegare, devono essere filmate, proiettate con un ognuno che viene, vede un film, un'immagine, insomma, lasciate per dire una cosa. Questo è un presepe, no? Ecco, già siamo un po' più largo. Questo è un presepe che va a Natale così, che va esposto così, lo vedete? Qua va Gesù, Giuseppe, Maria, poi c'è la stella cometa qua affasciata, vedete? Sì. Perché si dice a volte pianeta Giove è la cometa. Ma qui sopra c'è un angelo rappresenta le stelle e qui sono le stelle qui dentro. Come ci sono anche qua, che con queste stelle approfitto, con un taglio faccio la barba, un musetto, una bocca, faccio da Babbo Natale. Avete sentito prima quando andava era latitante quel bambino, diciamolo così. Quando lo cercavano per ammazzarlo, ammazzavano altri bambini. Ah, sì, sì, sì. E quindi da qui nasce un cimitero, lo vogliamo vedere, dove la lente? Perché non mi metto la mano da sotto? Vediamo la regina della morte, faccio, se la vedete, sì. Con un teschio. È la morte però, perché la regina? Vuole vedere? La morte, la regina della morte. Anche lì c'è un superiore, perché mi dici così? Io mi voglio confrontare, faccio domande dell'artista. Allora, di là nel fenomeno c'è sempre Satana, c'è Dio, c'è tutto. Qua invece c'è il Dio del male, come vogliamo dire, ho detto la regina della. Infatti ho fatto anche il vestito di una regina, come dire. Sì. Cioè, senza far vedere anche gli altri. Bene, tre ottimi minuti. Di profitto. Ah, bisogna togliere un occhio. Possiamo far anche vedere pure a loro. Ma vediamo qua, come si chiama il pannetto? Lo so chiamare. Pannetto Gesù, come lo chiamate? Come si chiama? Si chiama? Lo ha intorno qua, Gesù, no, non ti affaticare. Lo ha qua Gesù, lo vedi intorno? Lo vedi con le cosce di Gesù, ho fatto un altare, vedi il crocifisso? Sì. Vedete una Bibbia qui sopra, sì, sulla pianta qua, che scorre il sangue. Questo rosso, che cos'è questo? Qua, è il diavolo, là è il diavolo. Okay. Vedete qua che scorre la Bibbia, il sangue di quella Bibbia, che va a morire sopra in questo sì, diavolo sì. Di niente qua. Mi piace questa. Sto bene. Questa presepiale. Questo è un mare, no? Ma non è un mare, ci sono 20 esseri qui dentro. Se vi faccio vedere, c'è il padre degli dei, forza, quinto pianeta, il quinto più vicino al sistema solare, il più grande, insomma tutte queste cose, io le tengo scritte. Qui ci sono gente che partoriscono, che la chiesa non dice certe cose. Qui c'è la forma nostra, il naso di qua, la lingua di qua, gli occhi di qua, come il vestito di Giorgio Armani. Lo taglio, a metà e poi lo compone. A noi ci compose così Gesù, ci formò e fece qua. Qui sotto c'è la cattiveria. Qua già ci sono i mostri. Vedete i bambineschi qua, tutti questi denti qua? Non so cosa, io non so spiegare. Cosa significa questo? Due eterni, esiste un eterno ad esempio. Uno, non due. Per me esistono due eterni. Ecco, questo è l'eterno che noi non sappiamo. Questo è l'eterno che noi stiamo attraversando ad andare avanti. Sì. Facciamo anche l'eterno ad andare indietro. Ma perché esiste un eterno ad andare indietro? Sì, è un altro eterno ad andare indietro. Sapete che raggiungiamo dove nacque la prima molecola d'aria. Non ci arriveremo mai. Ecco perché ci sono due ruote. Questa qua è quella là che stiamo attraversando, è un po' triste, oscura. Questa qua, quando noi moriremo, secondo me avremo più speranza, perché vedi, i colori sono più vivaci. Vi ho detto un po' di traduzione che io nemmeno potrei dire, perché c'è chi mi capisce, chi no, però non si dice così.
non mi mettete in condizione di fare pure una brutta figura. Perché non si possono spiegare certe cose. Immagini che non si... Se uno me la mantiene un po' così che mi aiuta, ecco. Gesù ha due teste, una con i capelli verde vuol dire la speranza, l'altra con i capelli più nel rosso, io ritengo rosso negativo a quel punto. Ma perché ha commesso qualche errore, ha fatto qualche peccato Gesù? Io dico di no, ma c'è chi dice sì. E io chi lo difendo? Gesù però sta dal lato verde. Lui ebbe una speranza, chissà chi di noi l'avrà. Qui c'è invece sempre la storia di Gesù, perché voi vedete il corpo di qua e un altro di qua. Questo è il mezzo e mezzo. Qui un po' in più e qua un po' in meno. Qui il dialogo che si mette al suo posto, dice io sono il Padre Eterno. E Gesù umilmente lo vedete sempre con i capelli verdi. Zitto. Cioè risulta quella. E quel verde là, ecco, adesso sto spiegando come non lo spiega qui. Qui c'è una forza, un'aquila reale, vedi? Sì. Di chi è la forza? Gesù. È dell'aquila verde. E risulta Gesù. Vogliamo vedere dove va a finire questo diavolo? Allora, ma qua ci fu l'uccisione di Gesù, putrefazione e resurrezione. Sì. Voi che vedete qua? La bocca, la vedete la bocca? Sì. Ma quello è lo stesso occhio di Gesù. E questa è l'uccisione. Con l'occhio stesso ho fatto una bocca al volto sano. Ora vediamo quel rosso che risultava là, sta pure qua. Sì. Ma allora il peccatore è un peccatore, andrà all'inferno, andrà in paradiso, viene liberato. C'è sempre il verde attorno perché scende tra i capelli. Sì. Allora quel verde sta sempre a difenderlo. Questa è la lettura che io non ho dato prima e mi dispiace che non ho potuto dare questa lettura. Vogliamo vedere chi è questo verde, per favore? Qui scende tutta, diciamo, una lava, vedete, c'è una cascata, vedete? Mm-hmm. Allora, voi vedete qua un bel piede di Gesù, dare questa luce, perché ne vedete uno e un altro, no? Ne uno, no? Guarda, vedete quanto è bello, vero? Sì, c'è pure un volto vicino. Sì, ecco, vediamo quanto è bello il piede, lo vedete? Sì. Qui c'è una luce, qua c'è più altro. Questo purtroppo non è ancora, se vieni qua. Vedi questo piede? Fammi da testimone. Sì, sì, lo vedo. È bello? Mm-hmm. Però ci manca un piede. No, c'è pure l'altro. C'è dopo. Bravo! C'è dopo, l'ha visto. Vogliamo vedere quel verde dove va a finire, quella cascata, quest'acqua, la forza. Vedi che questo comincia è un altro piede. Vieni qua, fatti più qua. Vedi com'è bello quel piede. C'è sempre un dubbio di Gesù. E noi lo sappiamo, ma noi lo sappiamo, gli altri no. Vedete qua l'immagine di Dio, gli occhi da Pantocrator, l'immagine di una tigre, vedete qua, gli occhi di un umano che sono gli occhi belli di quei grandi attori, eh? Ma voi vedete ancora qua altre immagini? Sì, la Madonna, sì, sì. Vedete i capelli? Ma vedi solo i capelli? No, una mano. Vedete altre immagini? Sì, sì, altri voli. Sì. Allora, questo sì, è il bene e il male, 4, 5. Il positivo e il negativo. Sì. Qua è la fine del mondo. Dio dei pianeti, è che lui va dalle favolare anche dal bocca, dal naso. Mm. Cioè, qua ci sarà una fine del mondo attraverso gli asteroidi, secondo me. Io vedo qualche cosa. Ora, veniamo qua. Vogliamo vedere quel verde sempre, sì. Ma qui il colombo messaggero di Dio. Vedete che la sua resurrezione, sì. Quando qua va a dividersi il corpo, a un momento o all'altro non vediamo più niente, ma vediamo un colombo andare in alto. Volare. Ti piace questa storia? È bellissima, mi piace anche quella mano. Sì, quella mano la sto appena facendo e devi sapere che scende da lì. Perché io sto scrivendo la scala del paradiso, ve la posso dire? Solo che allora non c'erano le donne nelle divise. E io oggi col fumo, con la bandiera bianca, diciamo che chi sale il fumo, io non ho fatto il fumo nero, io ho fatto il fumo bianco, rosso e verde. E viva l'Italia attraverso il colore dei capelli di questa donna, perché Salvatore Cristo era uomo, non era donna. E io ho fatto oggi che ci sono anche le donne in questa guerra, e risale tra i suoi capelli, vedete, una bandiera. I capelli, i piedi nudi, se li vedete qua, sì. Facciamo la piedi. Questa è una scultura, vedi? Ma le mani bucate. C'è la gamba mozza. Ah? C'è la gamba mozza. Qui tutto è spezzato, l'ho lesionato tutto, no? Sì. Giusto. Vedi qua la natica l'ho fatto, sì. Non è un uomo, ma è una donna. Poi com'è? Che succede qua?
quando va tutto questo bianco rosso e verde, faccio un cervo, canzone di Hugo Ciò, cervo prima, c'è una rinascita. Vediamo gli occhi di un cervo. Li vedete? Mm-hmm. Questo è il muso, davanti, col fumo stesso, ho fatto gli occhi, un fumo, lo vedete? Un fumo qua, il muso. Sì. Mancano le corna, vedete gli occhi? Sì. Questo è tutto il davanti, c'è cioè l'anteriore, va bene? Okay. Tutto questo qua. Vedete gli occhi qua? Sì. Vedete? E le corna sono questi qua, dice il fumo bianco, rosso e verde. Sì. E sono appunto tutti questi quadri della crocifissione. L'ho fatto tutto sotto sopra. Sì. Cioè... E poi ho notato che c'è il primo e l'ultimo. Bravo, tu sei la prima che ti sei accorto. E poi volevo capire perché l'anno non l'ha girato. Il 9 risulta 11 romano. Ah, 11 non reggeva, è risulta una profezia. Ah. Là alla fine c'era questa qua, la resurrezione. Sì, mentre Gesù veggente già sapeva che andava alla croce. Già lui dice io risorgo prima di andare là. Poi là c'è, come si chiama là? Quello si lava le mani, là. Non si poteva lavare le mani perché il quadro è un po' obliquo, vedi l'acqua. E io sto facendo questa scultura da capo, vedi qua? Io sto a sculturare le due brocca. Io sto facendo una via nuova così. Tu... Bello. Perché questo piede qua? Se volete vi spiego, scendo. No, no, non spiego. Ci abbiamo il gruppo. Il di Gesù. Perché se ci fai caso, Gesù l'ho messo in angolo e non... E poi sotto c'è un coccodrillo. Sì, sì. Sotto il piede di Gesù c'è un significato. Schiaccia il male. O no? Come? Schiaccia il male. Bravo, sopra il male, capito? Troppo bene.